trovati in un nuovo video. Oggi andiamo a testare i prodotti della Satin Naturel. Li ho da un bel po' di tempo, non li ho usati fino ad ora perché ho terminato altri. Infatti, nei prossimi video dovrò registrarvi un video terminati perché è un sacco di roba, un sacco di roba e sono contentissima, ne ho terminata parecchio. E tanti prodotti interessanti e vi darò la mia recensione e il mio parere a riguardo. Oggi quindi andiamo a testare questi prodotti, vi lascio al video. Io ho aperto già la scatolina che avete visto nella clip iniziale come anteprima. Aprendo c'è l'opuscoletto con tutte le spiegazioni varie, qui ci sono i prodotti. Vediamo insieme, diciamo, l'utilizzo. Come vanno utilizzati e li proviamo. Allora, praticamente questo l'olio d'argano può essere utilizzato per tutto il corpo, cioè per viso, per il corpo e anche rinforzante unghie, se non erro. Poi comunque l'opuscoletto qui vi mostra anche il modo, cioè come vanno messi e dove. Vi spiego appunto le funzioni, ci sono diverse lingue. E allora, può essere utilizzato come trattamento di cura della pelle e del viso, antietà, profondamente idratante. Poi, come trattamento corpo, trattamento di cura per capelli sani e luminosi, va utilizzato alle punte praticamente. Per piedi morbidi e lisci, va tenuto per 20 minuti in posa. Dopo il lavaggio e poi un trattamento rinforzante di cura unghie e cuticole e poi come perfetta alternativa al burro di cacao, cioè una roba pazzesca. Poi abbiamo, vado molto veloce altrimenti sto video dura 30 anni. Abbiamo il gel all'aloe vera biologico e praticamente questo può essere utilizzato come cura base della pelle, quindi sia del corpo sia del viso. Poi è come anche base per il trucco. Poi può essere utilizzato come cura aggiuntiva della pelle, quindi lo si può miscelare insieme alle maschere o alla crema idratante, praticamente aggiungerlo, è sempre comunque olio di argano puro, olio aloe vera. Vabbè. E poi come doposole e per le punture di insetto, perché appunto l'aloe vera ha proprietà rinfrescanti, antinfiammatorie e quindi contribuisce ad alleviare il gonfiore e il prurito delle punture di insetto. Poi abbiamo quindi la crema all'acido ialuronico che può essere usato anche per nutrire la pelle del collo e del décolleté. Allora, e abbiamo poi, questo è l'acido ialuronico concentrato e questo invece è il siero, la vitamina A, C, E. Si consiglia di usare il siero all'acido ialuronico biologico al mattino e il siero biologico alla vitamina A, C, E alla sera. Ok, quindi adesso procediamo a fare tutto. Adesso che abbiamo dato la spiegazione, allora io vado. Questa è siamo nel pomeriggio. Non ho fatto la skincare stamattina, quindi la considero come prima skincare di giornata. E andiamo con fare una piccola pulizia del viso e prendo lo struccante della Douglas che dobbiamo provare, che stiamo provando. In realtà ho fatto già due utilizzi di questo. Eccolo qui. È bifasico e andiamo a struccare un po'. Sono già struccata, però non si sa mai. Facciamo magari al posto di fare doppia detersione, ne facciamo solo una. Che comunque già stamattina sono andata con la detersione.
cui oggi voglio provare una maschera e vediamo, anche questa nuova, mai provata prima. La maschera che vado a provare oggi è questa qui, della Barocco Cosmetics, è una maschera in tessuto, è la Wine Mask. È la Extra Lift con estratti di semi d'uva bio coltivata a Barolo, fito estratto di mirtillo e ciclodestrine acido ialuronico. Questo è ideale prima di una serata importante o quando il viso appare stanco e segnato. Utilizzare sul viso perfettamente deterso e non risciacquare. Quindi adesso siamo pronti, mettiamo questa maschera, la teniamo in posa per 15 minuti. E vediamo, sì, mamma mia, oh, ma profuma, profuma, anche questa ce l'ho da tanto tempo, non vedevo l'ora di provarla, ne ho altre, e vediamo com'è la maschera al vino, eccoci. Facciamoci belle, raga. Halloween, ci siamo già. Allora, ci vediamo tra 15 minuti. Ok? Togliamo subito questa situazione dai vostri occhi, via. 15 minuti e siamo qui. Allora, direi che sono passati anche più di 15 minuti perché ho approfittato di fare un TikTok simpaticissimo, molto simpatico, cioè horror alla fine, con questa, perché veramente sono da horror. E quindi, ok, se vedete che qui è sporco perché mi ha tolto un po' di sopracciglia, perché a me sono disegnate, ragazzi. Lo so che stiamo a fare la skincare, ma non mi piace farmi vedere. Scusate, sono stata chiamata. Ho ricevuto due chiamate che dovevo rispondere praticamente. Nel frattempo si è fatto anche un pochettino sera e mi sono fatta le sopracciglia perché, dai, non mi piace mostrarmi con le sopracciglia incomplete anche durante la skincare. Magari può essere che sbaglio, ma è una cosa mia. E comunque procediamo. La pelle si è asciutta già, però voi potete, non so se riuscite a vedere. Allora, è leggermente arrossata e la sento veramente molto molto liscia. Mi sento la pelle più distesa. Andiamo a provare il nostro nuovissimo tonico della Pixi, e questo è un tonico esfoliante. E quindi proviamo per la prima volta anche questo. Allora, quindi andiamo a picchiettare questo nostro tonico e molto delicatamente. Profumo è strano, cioè sa tipo veramente di alcol, boh, e all'acido glicilico composto, cioè è al 5% di acido glicilico e poi comunque lozione tonica esfoliante praticamente, per tutti i tipi di pelle, è infatti alcol free, però cioè non è che sa di alcol, è un odore profumato ma comunque un po' pungente. Illumina ed esfolia per una pelle all'apparenza sana ed eglatante. Facciamo asciugare un pochettino e vado con l'utilizzare questo praticamente concentrato di questo olio all'argan per il contorno occhi in questo caso. Fatto così, bastano poche gocce, quindi magari un goccino qui,
Così. Un goccino qui. Oh, mamma mia. Veramente proprio bello leggero, untuoso. Chiaramente un olio. E adesso massaggiamo fino al completo assorbimento. Questi prodotti li trovate su Amazon. Cioè, a me sono stati regalati. Comunque li trovate su Amazon. Se riesco, se trovo il link, se c'è ancora il set, vi lascio tutto nell'info box. Possiamo questo. Andiamo a mettere il nostro se siero. In questo caso ci consiglia per il mattino, anche se sono adesso tipo le 5 e mezza del pomeriggio, questo all'acido ialuronico bio. Come si apre? Ok, togliendo questo cosino. Noi andiamo a provare questo. Viene anche per collo e décolleté. Questo è molto delicato, oppure diciamo abbastanza delicato come odore, quasi non si sente ed è buono questo, preferisco più questi prodotti quasi inodori da mettere sul viso che quelli molto profumati. A proposito, l'olio d'argan lo vado a mettere anche un po' sulle labbra. Sono molto secchi anche loro. Ultimo step, mettiamo la crema. Cioè, i pack sono pazzeschi. È ben chiusa, direi. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Ecco qui, ben sigillata. Profumino. Sembra la consistenza è tipo quasi come un burro. Wow. E quindi è molto idratante, quindi ci limitiamo appunto con questo piccolo picchiettiamo, batuffolino di pallina e vediamo com'è. Quindi questa è all'acido ialuronico. Proverò questi prodotti per un mese e poi vi farò la recensione su Instagram più che altro. E seguitemi ovviamente anche di là, ho due profili, Filo Makeup 94 e la Filo 94, e seguitemi anche su TikTok che da poco ho riniziato con fare dei video, è piuttosto divertente direi, e anche lì mi trovate come Filo Makeup 94. E con questo abbiamo finito la nostra skincare più che altro pomeridiana. Con questi prodotti fantastici, rientrano in una fascia di prezzo medio-alta e quindi sono anche prodotti che secondo me possono valere il prezzo, diciamo che costano. Sta tutto adesso nel provarli a lungo termine. Avete quindi visto la skincare che ho fatto oggi pomeriggio. Direi che questi prodotti, secondo me, a primo impatto mi sembrano molto validi. Anche la maschera della Baro Cosmetics per me è molto, secondo me, fa il suo lavoro.
E poi il tonico di Pixy, comunque sono prodotti veramente molto validi, molto conosciuti. Spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel like nel caso, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella per ricevere le notifiche di quando usciranno i nuovi video. E noi ci vediamo al prossimo. Ciao!